Buongiorno, sono Chiara. Questo video è stato realizzato per addestramento periodico, o refresh, degli operatori sanitari alla tecnica di supporto vitale di base, Basic Life Support, associata all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico in ambiente intraospedaliero. Da questo punto in poi parleremo quindi di BLSD. Nella prima parte del video vi sarà proposta una breve lezione frontale sui principi fondamentali del BLSD, ripresi dalle raccomandazioni contenute nelle linee guida emesse nel 2010 dallo European Resuscitation Council. Nella seconda parte del filmato vi saranno presentati degli scenari di simulazione delle tecniche e della sequenza BLSD. Al termine della presentazione entrerete in azione voi. Utilizzando i manichini e i defibrillatori a disposizione, potrete infatti esercitarvi in piccoli gruppi sulla sequenza BLSD. State tranquilli. I defibrillatori che utilizzerete sono adatti all'uso in formazione. Gli shock erogati sono simulati. Non c'è nessun reale pericolo di folgorazione. La vostra esercitazione si svolgerà in completa sicurezza e tranquillità. Per svolgere l'esercitazione, oltre al manichino e al DAE, utilizzerete anche il video. Non sarà necessario rivederlo dal principio. Solo il capitolo relativo alla sequenza completa del BLSD accompagnerà la vostra esercitazione rappresentandone una parte integrante. Potrete infatti interrompere e ripetere la visione di una sequenza più volte, senza nessun timore di sbagliare. Questo vi permetterà di concentrarvi su aspetti particolari di una tecnica, proseguendo l'esercitazione solo quando sentirete consolidate le necessarie abilità. Con questo metodo, i protagonisti dell'apprendimento siete voi. Al termine dell'esercitazione sarete infatti in grado di applicare correttamente e in scioltezza la sequenza BLSD. L'istruttore in aula avrà il solo compito di curare l'aspetto organizzativo dell'esercitazione e di fornirvi chiarimenti su eventuali dubbi in merito. Siete pronti? Bene, iniziamo allora il corso BLSD Refresh con un approfondimento dei concetti teorici più importanti. Le malattie cardiovascolari sono la causa del 41% dei decessi registrati in Italia, rappresentando ancora oggi la principale causa di morte. La morte cardiaca improvvisa è definita come il decesso che avviene per cause cardiache con improvvisa perdita di coscienza entro un'ora dall'insorgenza dei sintomi. Può verificarsi senza segni premonitori o essere preceduta da sintomi molto variabili per intensità, durata e caratteristiche, come ad esempio avviene nell'infarto miocardico, in cui i segni e i sintomi, veri e propri segni di allarme, devono essere conosciuti. Molte vittime della morte cardiaca improvvisa possono essere salvate se gli astanti agiscono immediatamente. Lo scopo del BLS è proprio quello di garantire il pronto riconoscimento del grado di compromissione delle funzioni vitali e di supportare ventilazione e circolo fino al momento in cui possono essere impiegati i mezzi efficaci a correggere la causa che ha determinato l'arresto cardiaco. L'arresto cardiaco determina anossia cerebrale, una mancanza di apporto di ossigeno alle cellule del cervello, producendo lesioni che iniziano dopo 4-6 minuti e sono dapprima reversibili, ma diventano irreversibili dopo circa 10 minuti di assenza di circolo. All'obiettivo principale del BLS, legato alla prevenzione dei danni anossici cerebrali nella persona che ha perso conoscenza, non respira normalmente e non ha polso carotideo né altri segni di circolo, si aggiunge però quello di un precoce riconoscimento e intervento sui ritmi defibrillabili. Questo è reso possibile dall'utilizzo del defibrillatore automatico esterno, il DAE, dispositivo in grado di somministrare l'unico trattamento efficace in caso di ritmo defibrillabile e correggere precocemente la causa dell'arresto. Ricorderete che la tachicardia ventricolare senza polso e la fibrillazione ventricolare sono aritmie maligne ma suscettibili di defibrillazione. In particolare, la fibrillazione ventricolare è un ritmo ipercinetico in cui il cuore si muove, ma il circolo è fermo,
e quindi non è mai efficace. Inoltre, dal momento in cui si manifesta la fibrillazione ventricolare, non è più possibile palpare nessun polso. Tachicardia ventricolare senza polso e fibrillazione ventricolare, oltre a essere gli unici ritmi defibrillabili, rappresentano i più frequenti ritmi di esordio nell'arresto cardiaco. La prevenzione del danno anossico cerebrale dipende però dalla rapidità e dall'efficacia delle procedure di soccorso. L'addestramento periodico permette agli operatori sanitari di reagire in modo coordinato e pronto all'arresto cardiaco a partire dalla corretta applicazione della catena della sopravvivenza. Infatti, per favorire un completo recupero del paziente, è necessario realizzare una serie di interventi e la metafora della catena della sopravvivenza ne sintetizza il migliore approccio, evidenziando l'importanza della sequenzialità e precocità di ogni fase. I quattro anelli della catena sono costituiti da: primo, riconoscimento della situazione di emergenza e attivazione precoce del sistema di soccorso. Secondo, inizio precoce delle procedure di RCP. Terzo, defibrillazione precoce. Quarto, inizio precoce del trattamento avanzato. La mancata attuazione di una delle fasi del soccorso rende ridottissime le possibilità di sopravvivenza. In questa breve introduzione vi ho ricordato i principali concetti del BLSD. Riassumiamoli brevemente. Il BLS consiste in una serie di valutazioni ed azioni atte ad impedire e a limitare il danno ischemico cerebrale e miocardico in caso di arresto cardiaco. La giusta sequenza delle fasi di soccorso della catena della sopravvivenza sono: allarme precoce, BLS precoce, defibrillazione precoce e ALS precoce. L'arresto cardiaco è causato, in oltre il 50% dei casi, da tachicardia ventricolare senza polso e fibrillazione ventricolare, che sono ritmi per i quali è raccomandata la defibrillazione precoce. Bene, prima di proseguire con l'addestramento sulla sequenza completa BLSD, ripassiamo due punti basilari della tecnica di rianimazione cardiopolmonare: il massaggio cardiaco esterno e le ventilazioni di soccorso. Insieme a Roberta, istruttore BLS, ripasseremo la tecnica del massaggio cardiaco esterno. Le compressioni toraciche si rendono necessarie quando occorre sostituire il circolo in mancanza di un'attività cardiaca efficace. Durante i primi minuti dopo l'arresto cardiaco, la cui causa non sia di tipo respiratorio, il contenuto di ossigeno nel sangue rimane ancora a livelli accettabili, ma la sua distribuzione al miocardio e al cervello è limitata più dalla ridotta gittata cardiaca che da una mancanza di ossigeno nei polmoni e nel sangue arterioso. Per questo occorre iniziare le manovre di RCP con il massaggio cardiaco. La ventilazione è inizialmente meno importante delle compressioni toraciche. Perché il massaggio cardiaco sia efficace, il paziente deve giacere su un piano rigido e deve essere garantita l'identificazione del punto corretto dove esercitare le compressioni, l'esecuzione di una corretta tecnica di compressione e rilasciamento, il mantenimento di una corretta posizione. Ma vediamo la tecnica con l'aiuto di Cinzia. Per l'esecuzione del massaggio cardiaco esterno, il soccorritore si pone di fianco alla vittima, con le ginocchia all'altezza del torace. Il corretto punto di compressione si ottiene posizionando la base del palmo di una mano al centro del torace, sullo sterno, e sovrapponendo a questa il palmo dell'altra mano. Braccia e spalle sono perpendicolari al punto di compressione. È raccomandato infine di intrecciare le dita delle due mani, evitando che la pressione sia applicata sulle coste, sulla parte alta dell'addome o sulla parte terminale dello sterno. La posizione delle mani deve essere al centro del torace, sullo sterno.
Durante le compressioni, il torace deve essere compresso per abbassarlo verso la colonna di 5-6 cm. Dopo ogni compressione, il torace deve riespandersi totalmente. Per questo motivo, la pressione sul torace va rimossa senza però perdere il contatto tra mani e sterno. La frequenza deve essere di circa 100 compressioni al minuto, poco meno di 2 compressioni al secondo, ma non va superata la frequenza di 120 compressioni al minuto. I gomiti bloccati e le braccia tese conferiscono una rigidità che permette di esercitare la forza sfruttando il peso del tronco. Il fulcro del movimento è rappresentato dall'articolazione dell'anca. Il soccorritore conta ad alta voce 1, 2, 3, 4, 5 per imporre il ritmo e facilitare il successivo cambio tra soccorritori. Bene, abbiamo ripassato insieme la tecnica del massaggio cardiaco esterno. Prima di proseguire con la dimostrazione completa della sequenza BLSD, rivediamo ancora una volta la tecnica. Per l'esecuzione del massaggio cardiaco esterno, il soccorritore si pone di fianco alla vittima, con le ginocchia all'altezza del torace. Il corretto punto di compressione si ottiene posizionando la base del palmo di una mano al centro del torace, sullo sterno, e sovrapponendo a questa il palmo dell'altra mano. Braccia e spalle sono perpendicolari al punto di compressione. È raccomandato infine di intrecciare le dita delle due mani, evitando che la pressione sia applicata sulle coste, sulla parte alta dell'addome o sulla parte terminale dello sterno. La posizione delle mani deve essere al centro del torace, sullo sterno. Durante le compressioni, il torace deve essere compresso per abbassarlo verso la colonna di 5-6 cm. Dopo ogni compressione, il torace deve riespandersi totalmente. Per questo motivo, la pressione sul torace va rimossa senza però perdere il contatto tra mani e sterno. La frequenza deve essere di circa 100 compressioni al minuto, poco meno di 2 compressioni al secondo, ma non va superata la frequenza di 120 compressioni al minuto. I gomiti bloccati e le braccia tese conferiscono una rigidità che permette di esercitare la forza sfruttando il peso del tronco. Il fulcro del movimento è rappresentato dall'articolazione dell'anca. Il soccorritore conta ad alta voce 1, 2, 3, 4, 5 per imporre il ritmo e facilitare il successivo cambio tra soccorritori. Adesso siete pronti per proseguire con il ripasso della tecnica di ventilazione di soccorso. Insieme a Cinzia, istruttore BLS, ripasseremo la tecnica di ventilazione artificiale necessaria nel paziente in arresto cardiaco e in quello in cui il circolo è ancora efficace ma che non respira normalmente. La tecnica di ventilazione artificiale più appropriata da parte del personale sanitario è quella con il sistema pallone autoespandibile maschera collegato il più presto possibile ad una fonte di ossigeno che ne garantisca una concentrazione durante la ventilazione del 40-50%. AMBU più ossigeno 10-12 litri al minuto uguale 40-50%. Una concentrazione più alta è ottenibile solo aggiungendo al pallone autoespandibile già collegato all'ossigeno il reservoir. In questo caso la concentrazione arriva fino al 90%. AMBU più ossigeno 10-12 litri al minuto più reservoir uguale 80-90%.
Ricordatevi che l'utilizzo del solo pallone autoespandibile permette una ventilazione in aria ambiente con una concentrazione di ossigeno molto inferiore, intorno al 21%. Ambu più aria ambiente uguale 21%. Ora scendiamo nel dettaglio della tecnica. La tecnica di ventilazione con pallone autoespandibile non può essere applicata se il soccorritore è posto al fianco della vittima. È quindi sempre necessario posizionarsi alla testa della vittima. Appoggiare la maschera sul volto, facendo attenzione che sia della misura adeguata a coprire bocca e naso e che l'apice della maschera sia posto in corrispondenza della radice del naso. Con l'indice e il pollice di una mano formate una C per mantenere la maschera aderente al volto. Con le restanti dita sollevare la mandibola per effettuare l'iperestensione del capo ed il sollevamento della mandibola. Con l'altra mano comprimete il pallone per insufflare un quantitativo d'aria tale da provocare una normale espansione del torace. Osservare l'escursione del torace come indice di ventilazione efficace. Attenzione! Vi ricordo le complicanze di una tecnica di ventilazione scorretta. Insufflazioni brusche causano distensione gastrica. Un'inadeguata iperestensione del capo causa distensione gastrica ed ipoventilazione. La maschera non ben adesa al volto o di misura inappropriata è causa di una manovra inefficace e di ipoventilazione. La tecnica di ventilazione con pallone autoespandibile non può essere applicata se il soccorritore è posto al fianco della vittima. È quindi sempre necessario posizionarsi alla testa della vittima. Appoggiare la maschera sul volto, facendo attenzione che sia della misura adeguata a coprire bocca e naso e che l'apice della maschera sia posto in corrispondenza della radice del naso. Con l'indice e il pollice di una mano formate una C per mantenere la maschera aderente al volto. Con le restanti dita sollevare la mandibola per effettuare l'iperestensione del capo ed il sollevamento della mandibola. Con l'altra mano comprimete il pallone per insufflare un quantitativo d'aria tale da provocare una normale espansione del torace. Osservare l'escursione del torace come indice di ventilazione efficace. Attenzione! Vi ricordo le complicanze di una tecnica di ventilazione scorretta. Insufflazioni brusche causano distensione gastrica. Un'inadeguata iperestensione del capo causa distensione gastrica ed ipoventilazione. La maschera non ben adesa al volto o di misura inappropriata è causa di una manovra inefficace e di ipoventilazione. Adesso siete pronti per proseguire con la dimostrazione completa della sequenza PSD. Adesso siete pronti per proseguire con la dimostrazione completa della sequenza BLSD. Come abbiamo visto, la sequenza del BLS consiste in una serie di azioni che si riassumono schematicamente con l'ABC, struttura alla base della valutazione di una vittima in arresto cardiaco. La A, airway, indica l'apertura delle vie aeree, B e C indicano rispettivamente breathing, respirazione, e circulation, circolazione. Ogni sequenza è sempre preceduta da una valutazione che autorizzi alle successive azioni appropriate, che sono, nel paziente in arresto cardiaco, la RCP. La RCP consiste in una sequenza di compressioni toraciche e ventilazioni in avvio della quale le compressioni toraciche devono essere intraprese il prima possibile e interrotte il meno possibile. L'integrazione di questa sequenza con l'uso del defibrillatore automatico esterno costituisce la sequenza del BLSD, dove la D indica defibrillazione, defibrillation. Adesso Cinzia e Roberta vi mostreranno la sequenza completa BLSD
da attuare in caso di arresto cardiaco nell'adulto non traumatizzato. Cinzia e Roberta, durante il giro di visita, giungono al letto di un paziente. Ambiente sicuro. Signora, signora, non risponde. Roberta, prendi il carrello dell'emergenza e chiama aiuto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Sono arrivata. Sì, in arresto cardiaco. Modalità training. Chiedere aiuto. Togliere gli elettrodi dalla confezione sul retro del defibrillatore. Collegare il connettore degli elettrodi. Analisi in corso del ritmo cardiaco. Non beccare il paziente. Scarica consigliata. Carica in corso. Allontanarsi. Premere il pulsante lampeggiante di scarica. Via io, via voi, via tutti. Scarica numero 1 erogata. È possibile toccare il paziente. Iniziare RCP. Continuare. 30. Continuare per 1 minuto 2. E 45 secondi. Continuare. Continuare per 1 minuto e 30 secondi. 27, 28, 29, 30. 2. Continuare. Continuare per 1 minuto e 15 secondi. Continuare. 28, 29, 30. 2. Continuare per 1 minuto. 6. Continuare. 6. Continuare per 45 28, secondi. 29, 30. 2. Continuare. Continuare per 30 secondi. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Continuare. 2. Continuare per 15 secondi. 6. Continuare per 5, 4, 3, 2, 1. Interrompere RCP. Interrompere ora. Non toccare il paziente. Analisi in corso del ritmo cardiaco. Non toccare il paziente. Scarica non consigliata. È possibile toccare il paziente. Se necessario, iniziare RCP. Continuare. 27, 28, 29, 30. Continuare per 1 minuto e 45 secondi. Continuare. Aspetta, Cinzia si muove. Continuare per 1 minuto e 30 secondi. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si muove, respira. Signore, signore, non risponde. Mi aiuti a mettere in posizione laterale. Continuare per 1 minuto e 15 secondi. Avete memorizzato la sequenza? Non preoccupatevi, perché prima di iniziare l'esercitazione con il manichino la rivedrete ancora. C.
Cinzia e Roberta, durante il giro visita, giungono al letto di un paziente. Si accorgono che qualcosa non va. Per prima cosa valutano la sicurezza dello scenario. Ricordando i passi dell'RCP, avvicinandosi al paziente, Cinzia ne valuta la coscienza con la manovra scuoti e grida. Il paziente non è cosciente, dunque Cinzia chiede aiuto e manda Roberta a prendere il carrello con il materiale per la gestione dell'urgenza mentre continua la sua valutazione. Posiziona il paziente. Controlla l'allineamento degli arti e la visibilità del torace. Se il paziente non è vittima di trauma, ne iperestende bene la testa e solleva il mento. Mantenendo la perdietà delle vie aeree, valuta respiro e circolo contemporaneamente per 10 secondi. Conferma l'arresto cardiaco e senza ritardo inizia la compressione toracica. All'arrivo del DAE, Roberta posiziona le piastre mentre Cinzia continua il massaggio cardiaco fino all'avvio dell'analisi del DAE. Modalità training. Chiedere aiuto. Togliere gli elettrodi dalla connessione sul retro del defibrillatore. Collegare il connettore degli elettrodi. Roberta manda subito Cinzia ad attivare la ALS. Analisi in corso del ritmo cardiaco. Non bloccare il paziente. Ricordate come utilizzare il DAE correttamente ed in sicurezza. Roberta lo accende, lo collega al paziente ed avvia l'analisi del ritmo ed eroga lo shock. Interrompere il massaggio cardiaco esterno solo durante l'analisi del ritmo e subito prima di erogare lo shock. Poi, insieme, avviano senza ritardi 2 minuti di RCP. Durante tutte le fasi di azione, Roberta ha mantenuto la sicurezza dello scenario. La frequenza è di 100 compressioni al minuto. Continueranno con questa frequenza alternando 30 compressioni a 2 ventilazioni per 2 minuti, che corrispondono a circa 5 cicli. Continuare. Al termine dei 2 minuti, il DAE eseguirà nuovamente l'analisi del ritmo. Durante la fase di analisi del ritmo, la RCP deve essere interrotta per non creare artefatti che ritarderebbero l'erogazione dello shock. Garantire la sicurezza è essenziale. L'operatore che gestisce il DAE è responsabile della sicurezza dello scenario durante le fasi di analisi, carica e shock, ed esercita sempre il controllo visivo sul paziente e sulle zone circostanti. L'operatore che non sta utilizzando il DAE aiuta a controllare la scena e a fare sicurezza. Continuare. Continuare per 45 secondi. 9, 3, 2. Continuare. Continuare per 30 secondi. 4, 25, 26, 27, 28, 29. Continuare. 2. Continuare per 15 secondi. 15. Continuare per 5, 4, 3, 2, 1. Interrompere RCP. Interrompere ora. In questo caso lo shock non sarà indicato. Carica non consigliata. È possibile toccare il paziente. Se necessario, iniziare RCP. Dopo ogni analisi, se lo shock è indicato, deve essere prontamente erogato e subito dopo deve essere ripresa senza ritardi la RCP. Vi ricordo che la RCP tra un'analisi e l'altra deve durare 2 minuti. Se dopo una qualsiasi analisi, fosse anche la prima, il DAE comunica che lo shock non è indicato, anche in questo caso senza ritardi, riprendere l'RCP per 2 minuti. Si ricontrolla il paziente esclusivamente se dà segni di ripresa, apre gli occhi o si muove normalmente. Per ricontrollare il paziente che dà evidenti segni di ripresa, si muove, apre gli occhi, respira normalmente,
Si procede al ritroso rivalutando respiro e circolo, contemporaneamente e, se presenti, rivalutando lo stato di coscienza. Se i segni vitali e la coscienza sono presenti, andrà mantenuta la pervietà delle vie aeree, con l'iperestensione del capo o con la posizione laterale di sicurezza, se il paziente non è vittima di trauma. Se la vittima non è cosciente, non respira normalmente, ma presenta segni di circolo, il soccorritore dovrà continuare erogando 10 ventilazioni al minuto, una ogni 6 secondi. Bene, avete visto una sequenza completa VLSD nella persona adulta che non è cosciente, non respira e non presenta segni di circolo. Solo la contemporanea presenza di tutte e tre queste condizioni permette l'accensione del DAE. 8, 9, 10. Con una vittima in questa situazione va sottolineato che le nuove linee guida pongono particolare enfasi su l'avvio precoce, senza perdite di tempo da parte degli operatori, dell'RCP in tutti i casi dove il DAE non è immediatamente disponibile. L'utilizzo del DAE appena questo è disponibile, interrompendo il massaggio cardiaco esterno solo in fase di analisi del ritmo. Va sottolineato infine che per un utilizzo efficace di questo dispositivo, oltre al rispetto in sicurezza della sequenza di funzionamento, va osservata sul torace del paziente la corretta posizione delle piastre sottoclaveare destra e tra le linee ascellari media e anteriore sinistra ed il suo mantenimento in efficienza. Sul DAE vanno eseguiti periodicamente i controlli previsti. Tuttavia, se durante l'RCP dovesse smettere di funzionare, dovrete senza ritardi chiedere un altro DAE o, se non immediatamente disponibile, informarvi su dove recuperarlo e ricominciare immediatamente l'RCP. Ora potete iniziare con la vostra esercitazione. Vi ricordo che durante la vostra pratica sul manichino potete sempre riguardare il video della sequenza completa con o senza il mio commento. Buon lavoro!